Bentrovati da Alessandra Leardini della redazione del settimanale Il Ponte all'appuntamento con la rassegna stampa del nuovo numero di domenica 26 aprile. Cominciamo subito dalla prima pagina, pagina che riporta in primo piano nell'immagine di Riccardo Gallini un quadro proprio di come cambia la popolazione riminese. Il tema infatti è quello della demografia ma anche dello sviluppo stesso del territorio, anche economico. Andiamo a leggere il richiamo in prima. 60 anni fa erano una minoranza, il 16% della popolazione residente in provincia. Oggi i senior, ovvero gli over 65 riminesi, sfiorano il 22%. Opposto, il destino dei giovanissimi fra gli 0 e i 15 anni, scesi dal 24 al 14%. Ma c'è un'altra fetta di riminesi che si sta assottigliando, quella fra i 15 e 64 anni, dal 70 al 64% in 20 anni. Scompare così la forza lavoro che mette in moto l'economia a favore delle persone a carico, con una pensione da ricevere e necessità di servizi sociosanitari maggiori. Non tutto è perduto. In alcune scuole riminesi si lavora per formare una classe lavorativa innovativa grazie ai Fab Lab. Andremo poi a scoprire di che cosa si tratta. Nell'editoriale, un argomento in primissimo piano, negli ultimi giorni si ricordano le tragedie in mare. Tragedie senza fine è il titolo dell'editoriale a firma del direttore della Caritas italiana, Don Francesco Soddu. L'idea di un'Europa inespugnabile, dice, sta barcollando sotto i colpi di un'umanità disperata che in fuga dai propri paesi sta mostrando il volto peggiore degli effetti della globalizzazione. Iniquità, conflitti, ideologie sono i fattori che determinano il costante aumento dei flussi di profughi verso il continente europeo. E poi ancora si dice, da un lato si presenta sempre l'Europa come paladina dei diritti umani, dall'altro promuove politiche di esternalizzazione volte a tenere lontano dai confini europei i migranti e tutto il loro carico di dolore e di speranza. Si arriva quindi a una conclusione. Sarebbe auspicabile, dice Don Soddu, una strategia a medio termine che coinvolga anche i governi dei paesi di provenienza dei migranti, in modo che diventino partner affidabili, capaci di porre i diritti umani al centro del loro operato. Per questo numero, ovviamente, si è dato spazio con l'editoriale anche nella pagina aperta con diversi commenti delle stragi in mare, ma dal prossimo numero partirà una inchiesta a più puntate proprio per fare informazione il più possibile chiara e approfondita su questo tema, in particolare sui profughi del territorio riminese. Gli altri argomenti in taglio alto sono: per il 1° maggio, la festa dei lavoratori, dalla speranza alla dignità del pane, perché si ricorda il messaggio della veglia prevista alla parrocchia della Grotta Rossa il 30 aprile. Poi il successo, campo lavoro più forte della pioggia. Il percorso, si parla di cultura, Paolo Veronese, illusione alla riminese. E poi l'intervista all'indomani della promozione della Rimini Calcio, De Meis, il presidente, voglio la B in 3 anni. Diamo uno sguardo ad alcune pagine interne, si diceva demografia e sviluppo, ci concentriamo giusto su alcuni particolari non ricordati nella prima pagina. E il primo è quello delle centenarie che in provincia di Rimini hanno raggiunto quota 97, sono 97 signore in tutto il territorio riminese che hanno 100 anni, hanno superato il secolo di vita addirittura, invece gli uomini sono 22, quindi centenari e ultracentenari. Poi un'altra curiosità, giovani italiani in fuga da Rimini, infatti è aumentato il numero degli italiani tra i 18 e i 40 anni che lasciano il territorio riminese, e viceversa invece è sempre in aumento il numero dei migranti stranieri che arrivano nel nostro territorio, ma l'aumento è comunque inferiore rispetto a quello che si registrava qualche anno fa, negli anni del boom dell'immigrazione.
Una corsa per superare il diabete, cambiamo argomento, siamo nelle pagine di attualità, si parla dell'iniziativa di Diabetes Marathon, seconda edizione, Rimini al via con aperitivo e concerto. Del diabete giovanile non si conoscono del tutto le cause. Questa maratona è un modo per sensibilizzare, anche Rimini fa la sua parte, musica e incontro. Rimini Web, ancora una puntata della Rimini vista da Google, la Piadina conquista i palati lusitani. A Lisbona spopola un nuovo locale, la Bottega Piadina, definita dai critici enogastronomici portoghesi come un cibo eccezionale. C'è anche spazio però per una cattiva notizia, arriva dalla Svizzera, una vera e propria bocciatura. Il portale Blue Wind dice chiaramente evitate Rimini. Fortunatamente c'è anche chi ha dei piacevolissimi ricordi della sua permanenza in riva all'Adriatico. Attualità ancora, siamo ai giovani inventori che crescono Alpha Lab. Siamo andati proprio a partecipare a uno di questi laboratori. All'ex ITI di Rimini, l'Istituto Tecnico Industriale, c'è l'unico laboratorio creativo presente in provincia. La mattina si studia a scuola, il pomeriggio si inventa di tutto, dai droni ai programmi. Il campo lavoro più forte della pioggia, si fa un primo bilancio provvisorio dell'iniziativa di sabato e domenica scorsa, nonostante un sabato con tuoni e fulmini, i conti provvisori che arrivano dai mercatini parlano di un incasso di oltre 76.000 euro. Non solo a Rimini c'è stato il campo lavoro, ma anche a Riccione, bene la nuova sede, benissimo a Sant'Arcangelo, mentre a Villa Verucchio è aumentato l'afflusso. Andiamo ora nelle pagine della vita della Chiesa, c'è spazio per una missione, si parla di un'iniziativa che riguarda 5 domeniche fino al 10 maggio. Piazza Tre Martiri diventa luogo di annuncio del Vangelo. Gli incontri sono programmati alle 16, la scansione del pomeriggio prevede la preghiera dei Vespri intervallata da canti e 3 testimonianze, cui fa seguito una brevissima catechesi e canti e danze per concludere il pomeriggio di festa. Nella pagina dell'Informa Caritas si continua a parlare dell'ultimo rapporto sulle povertà relativo ai dati del 2014. Di volta in volta la Caritas pubblica un approfondimento su un tema specifico di questo rapporto e allora si comincia con quello delle famiglie. Famiglie sempre più povere in provincia. 100.000 euro prestati a fondo perduto per il pagamento di bollette, medicine, prodotti per l'infanzia, eccetera. Famiglie Insieme, l'associazione antiusura della Caritas, ha invece erogato 444.000 euro a 491 nuclei. La difficoltà maggiore riguarda l'affitto, che riguarda in particolare sempre più nuclei italiani. Nelle pagine della cultura, fra le varie notizie, arriviamo a quella dell'iniziativa I Maestri e il Tempo, la rassegna della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Questa volta si è parlato del percorso del pittore manierista veronese. Fra suggestioni e illusioni ottiche ha trovato compimento a Rimini nella pala del Martirio di San Giuliano. Il principale esponente del classicismo della pittura, il suo Martirio di San Giuliano è custodito nella chiesa del borgo omonimo. Andiamo ora nelle pagine della provincia, in Valconca e Raibano, incontro concordato a Coriano. Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, ha parlato del futuro dell'inceneritore senza smentire la possibilità che arrivino rifiuti da fuori regione. A Riccione è tempo del bilancio di previsione 2015, lascia invariate Tari, IMU, Tasi e tassa di soggiorno. Facciamo un salto ora nella pagina dello sport, perché abbiamo intervistato all'indomani della grande promozione della Rimini Calcio il presidente Fabrizio De Meis, tra passato, presente e futuro. Voglio la B in 3 anni, dice al nostro settimanale, dall'arrivo pieno di polemiche all'incubo post Amati. Una situazione terribile, ha commentato, ora il sogno, un villaggio, dice, con 10 campi dove far allenare tutte le squadre.
Con questa notizia termina qui la rassegna stampa dedicata al nuovo numero del Ponte di domenica 26 aprile. Vi ricordiamo come sempre che è possibile abbonarsi ad un costo annuo di 50 euro, prezzo tra l'altro fermo dal 2009 e comprensivo del mensile tra i tutori mini economie della rivista Ariminum. Vi ricordiamo anche che il Ponte Più, la nostra app che trovate su Google Store e Google Play, su Apple Store e Google Play è possibile, può essere scaricata ed è gratis per i nostri abbonati al cartaceo. È sufficiente registrarsi, potete chiamare in redazione ovviamente i numeri che trovate sul giornale per chiedere ulteriori informazioni. Grazie per essere stati con noi, buona lettura.